Vicino a esso. Finiti i panini e frittate, se torna il montaggio che le do è già arrivate. C'è lavoro d'agosto, ce sarà fino a maggio, sudate bel posto che se fortunate. Ma in vita lo blow della lavatrice, 40 gradi in del capannò, sviene Beatrice, altre mancate, dice che è il coccolò. I sindacati non se n'erano accorti che in quel caldo ci scappavano i morti, mentre il padrone, uomo buono, destile, ha offerto l'inguria, ci vorrebbe il fucile. Finito è il tempo dei cambiamenti, e il dicene loro, e il dicene in coro, ma è il calupo a tiede boni armenti, se no le donne se sarebbe levate con la furia d'un tempo tra i denti. Tornati dalla mensa e si ingobbisce drento i scafi con la saldatora, gli impiegati è già tornati in dei uffici e se smattisce dietro le pratiche dell'ICI, gli ambulanti vanno a piegare le bancarelle e poi se va col ca che è in piedi dall'ora delle stelle, mezzo alle strade vuote, boccate a caso con l'occhio sperso, tanto non ce n'è una che c'ha senso. Sfiatate cani abbandonati, fino a sera pagane i disoccupati, canne parecchie tutti a coretti in canna, finché non torneranno pure quelli vecchi a casa sua, da mamma. Qui non succede niente, siamo Macerata, siamo pieni Turina, qui c'è brava gente, aziende avicole, carne bovina, una vita specchiata. Ma tre egiziani hanno parlato, 11 rumeni hanno denunciato, qui c'è il caporalato e ascesi bravi, le casette per i terremotati le costruisce schiavi, quelli bianchi e quelli immigrati. Dice che i rumeni li chiamano apposta, da Bucarest, da Oradea, l'importante è che vieda la fame, il stuccatore Adam e il carpentiere Mircea, e se contenti di un tozzo di pane, conta solo che c'hai intere le mani e sui contratti orecchie basse da cani. Tre egiziani la contattate a Milano fuori dall'autostrada all'uscita per portarli a Calderola, a Camerino, un caperale vestito da damerino e il responsabile del cantiere un italiano viscido de parola, boria da cocorita, ma dopo i primi pagamenti arrucciaccati, onti, contanti, senza buste paghe né conti, i soldi l'ha chiesti indietro in modo lapidario, contratti di vetro, lo sa i carabinieri, lo sa il sindacato, gli
gli ha sequestrato il salario. Le consorziate che hanno vinto l'appalto, fogo dalle froge, per costruire le casette, ancora non le consegnate e tutte mogge sta sull'asfalto. Non sopporta che i tre immigrati d'Egitto chiede notizia su orari e diritto. Stai attenti, ve segniamo con le lamente. Per i torsio non paga più i straordinari. Sciopera gli egiziani per 3 giorni e 3 sere. Minaccia il caporale, debuttarli fuori dal cantiere. Gli 11 romeni, fatica alla sale, soluzioni abitative d'emergenza. Monta i tiranti, denuncia condizioni di vita agghiaccianti, eppure violenza. Non si paga i festivi, dai salari pure la fanta da beve Sartrae, è un'acqua santa. Pochi assegnati, ma dei cantieri lavora 70 operai, come fosse guardiani tribali tra le betoniere, guatani e caporali, e certe sere tutti sciantosi, rigante i pantaloni, viene i padroni, che pare i mafiosi. Gli ha chiesto il centro dell'impiego, gli ha chiesto i carabinieri, la CGL, agli egiziani, ai rumeni di strana pronuncia. Perché gli operai italiani non li denuncia? Deve difendere la pelle. Abdul, che viene dal Nilo, vicino ai suoi flutti, risponde per tutti. Mario De Ancona, sotto la sega rotante, un piede ci ha perso. Toni De Iesi, guarda desperso, l'altra mattina gli ha bruciato un occhio la calcina. Ma Mario c'ha 3 fiori che va a scuola, e il mutuo che lo mazza, e il tribolare non è un'idea. La moglie di Toni l'ha buttata fuori l'Ikea, e c'ha Nevania, ormai una ragazza, stanno quasi peggio di noi, non lo sapevi, non ci hanno avvertiti. Pare che c'ha la nostra stessa disgrazia, che venimo da tanto lontano, dalla Transilvania, da Nefertiti, dalla Croazia. A pensarci bene, dovremmo darci la mano.